Non resterà in piedi a lungo. È difficile vedere lontano nell'oscurità. Ti è rimasta metà salute. Dovresti riuscire a farne buon uso. Le sostanze oleose prodotte dalle trivellazioni della Toxanol si diffusero con le piogge, contaminando le falde acquifere e la spuma. Come ormai sappiamo, dobbiamo la nostra stessa esistenza agli effetti a lungo termine di questo disastro sull'evoluzione della fauna mondiale. Devi allineare gli interruttori fino a farli corrispondere. Ti restano poche mosse. Dovrai fartele bastare. Ottimo! La corrente è sufficiente a innescare gli attuatori e attivare il quadro elettrico. Questa non sarà un'escursioncina. Si fa sul serio. È riuscito ad attivare il melmoscafo
e dotarlo di un rampino e di una rete da raccolta. Mancano solo una corazza e un motore forte a sufficienza da attraversare la melma più spessa. Il fondale della spuma trabocca di oggetti preziosi che potrai recuperare con la rete da raccolta. Ti basterà trovare i punti giusti in cui cercare. Goop dice che Gizmo ha ideato un cannone per il melmo scafo. Anziché proiettili normali, però, questo lancia gommopapere. La perfetta distrazione gnic-gnic per mettersi in posizione contro nemici più che attenti, come il porco sbuffo. Il modo più semplice per trovare le gommopapere è chiedere a Gulp. Conosce lo spumipelago come le sue tasche e sa dove galleggiano di solito le gommopapere. Avrai il privilegio di andare a trovare Gulp a Rottamollo. Ti indicherà lui dove trovare le gommopapere che cerchi. Lui conosce solo quello che gli occhi possono vedere. Gulp non parla molto. Preferisce restare da solo con i suoi drink.